Ok. Adesso costruiamo la barriera antipiccione usando un tondino in legno del diametro di circa un centimetro. Quella è la struttura antipiccione. Tagliamo tondini di lunghezza 34 centimetri, due. Allora, misuriamo 5 centimetri e mezzo dalla base, tracciamo una linea guida. Dalla base misuriamo 1,5 cm dal bordo e facciamo un punto da una parte e dall'altra. Entrambi i pezzi, ovviamente avremo 4 punti marcati a 1,5 cm dai lati. Punta da legno per trapano atta a fresare per fare un buco di circa 1 cm di Se diametro. lo lasci giusto, sì, punto giusto, sì. Un buco atto ad ospitare il nostro tondino in legno. Quattro buchi così e il gioco è fatto. Prova di montaggio. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai, va bene. Voilà. Mancano solo i travi di colmo e siamo già a buon punto, eh. Poi prendiamo questo, passa una riga dall'altra parte, vai. Più o meno, insomma. Non importa, non importa. Tanto questo diventa la guida per fare poi i buchi per le viti. Montaggio pareti laterali. Unite da sotto e unite io ti schiaccio giù. Cosa ci resta? Dobbiamo fissare le travi. E il tetto, e siamo a posto. Ah, il bordino qui eventualmente per limitare la caduta dei semi. Fissiamo i nostri pilastri con un chiodo oppure con, io uso la colla calda ad esempio, quindi metto un po' di colla con la mia pistola e fisso ogni singolo trave, schiacciando per bene. Ci siamo quasi, prima di aggiungere il tetto possiamo ancora inserire dei bordini in legno per proteggere i semi e evitare che cadano al suolo. A filo e schiaccia molto forte. Voilà.
Per costruire il tetto a questo punto utilizziamo una plancia di 5 mm di spessore e tagliamo due pezzi con dimensioni pari a 40 cm x 20 cm, come questo. Bravissimo, taglio perfetto. Non è un po' dritto. Una mano rapida di impregnante per le tavole del tetto, in modo tale si possa anche esporre la nostra casetta alle intemperie. Giusto sul filo, ti fai un segno. Misura. Ed eccola finalmente, la nostra casetta è pronta. Noi abbiamo deciso di mettere un tetto piuttosto lungo con le falde di 20 cm per impedire ai piccioni di entrare all'interno della mangiatoia e mangiare tutto il cibo destinato agli uccelli più piccoli. Tuttavia, se dalle vostre parti il problema piccioni non esiste, potete decidere di avere uno spazio più ampio, anche più utile per l'osservazione dei piccoli visitatori che verranno a cibarsi nella nostra mangiatoia. Con questo abbiamo finito. Grazie e arrivederci alla prossima volta. Tracciamo una linea a 5 mm. Sì, buonanotte. Aspetta papà, non parlare un attimo che registro. Allora, tracciamo la lima. Ci siamo quasi, ultimo ritocco alla casetta prima dell'aggiunta del tetto, possiamo mettere... No, che brutto. Ci siamo quasi, ultimo ritocco prima del tetto è l'aggiunta di un piccolo... Aspetta che... nonno. Allora, ci siamo quasi prima della copertura del... Ma va, fambro. Ultimo ritocco prima del tetto, bisogna aggiungere... No, ti devo fare... Per costruire il tetto a questo punto utilizziamo una plancia di 5 cm di spessore, la tagliamo in pezzi 40x20 come questo. No, al contrario Ricky, così. Rifacciamo. Per costruire il tetto a questo punto utilizziamo una plancia di 0,5 mm, sì buonanotte. 5 cm così. Per costruire il tetto a questo punto utilizziamo una plancia di 5 mm di spessore e la tagliamo in pezzi di 40 cm x 20 cm come questo. Prenditi dei punti di riferimento.